amici, durante la prova di piallatura del piano del lavandino del bagno mi sono accorto che faccio troppo schifo a usare la pialla elettrica, per cui viene un lavoro schifosissimo, e ho deciso di prepararmi un utensile per spianare con la fresatrice, visto che avevo già preso un utensile per la fresatrice del diametro di 35 mm, 3,5 cm, e adesso ho provato a vedere se riuscivo a fare più in fretta con la pialla elettrica, ma sono veramente negato, per cui per buttare via il legno preferisco perdere un po' più di tempo e prepararmi questa dima per spianare. E vi faccio vedere come la preparo, e questo è un video nel video della preparazione del piano del bagno. Seguitemi. Ora abbiamo terminato la base, dove appoggeremo poi la tavola, e come vedete abbastanza a sinistra. Essere fatto così alla veloce è abbastanza preciso. E niente, ora prepareremo la slitta su cui scorrerà la fresatrice, così almeno sarà in piano e la fresatrice scorrerà in questo senso e la slitta la porterà avanti e indietro nel senso logico. Come vedete, questo è il pezzo di legno, sta avvenendo veramente una schifezza, e allora ho deciso di preparare questo. Posizioneremo il pezzo di legno da spianare qua e la slitta avanti e indietro con la fresatrice su e giù e longitudinalmente lungo tutta la lunghezza del pezzo. Bene. Come vedete, questa è la fresa che vi dicevo. Lavorerà in questo senso, scenderà giù, il pezzo qua sotto verrà spianato. Adesso dovrò praticare prima di tutto a trovare il centro di questa base, dopodiché andrò a mettergli due bordi in modo che la fresa non faccia questo movimento ma scorra
praticamente lungo un binario. Preparerò due binari in modo che lei scorra qua in mezzo, senza andare muoverli col resto che magari si toga e mi venga addosso e mi faccia male. La slitta è terminata, adesso non mi resta che andare fuori e fare due o tre passate con la fresatrice in modo da fargli la scanalatura dove passerà all'interno per andare sotto a consumare la tavola che vogliamo spianare. Ora facciamo anche l'altro lato. Andiamo a squadra. Questo è il movimento che farà. Bene, ora non facciamo altro che mettere due file corse in modo che quando faccio scorrere la fresatrice di non andare oltre, andare a battuta contro il fianco della dima.
punto, come vedete, scorre e si fermerà a battuta prima di arrivare sulla sponda. Niente, adesso ci spostiamo fuori e andiamo a praticare l'asola interna per far sì che l'utensile passi nella parte inferiore. Adesso abbiamo completato la slitta e possiamo spianare il piano del lavandino. Grazie di avermi seguito anche per questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!